Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché ovviamente dobbiamo parlare del banner di Eris. Banner di Eris che permette al personaggio in questione di ottenere comunque un'arma interessante, perché comunque l'arma è interessante, però c'è anche da dire che ci sono degli appunti che bisogna fare. Abbiamo degli appunti che bisogna fare e diciamo potremmo un pochettino allungare il discorso solo per una questione di prospettive e solo per una questione anche di punti di vista, però ci tengo come sempre a dirvi la mia onesta opinione, che possa essere bella o brutta. Ovviamente per quanto riguarda il vostro personaggio preferito non è importante in questo caso, perché noi dobbiamo concentrarci sulla diciamo parte economica del gioco, quindi dobbiamo capire se effettivamente vale la pena investire su un bundle del genere oppure no. Iniziamo a guardare le armi o comunque l'arma, in questo caso l'arma di Eris, che consente di sbloccare l'attacco Blessed Aura, dove appunto abbiamo un potere di cura del 42% su tutti gli alleati, difesa fisica aumentata, in questo caso low con max potency mid a livello base, e poi quando gli HP sono al 40% o meno, quindi questa cosa già non mi fa impazzire più di tanto, permette di ottenere più 1 per quanto riguarda la barra ATB. Cioè, quando lei praticamente è al 40% o meno, permette di avere una barra TB a un alleato praticamente a caso. Permette comunque di regalare una barra TB a un alleato a caso. Il fatto di essere sotto al 40% già, sinceramente, non mi piace. È una cosa che personalmente non mi piace. Capisco anche che non è così raro finire sotto al 40% di HP, perché comunque tramite alcune battaglie nello specifico, tramite alcune combinazioni di attacco, è probabile perdere tanti HP. Però è anche vero che il nostro obiettivo è non perdere tutti questi HP. Quindi non so quanto effettivamente si attiverà questo effetto, o comunque quanto vogliamo far attivare questo effetto. Io personalmente non lo vorrei attivare, io vorrei avere tutti in perfetta forma, in perfetta salute, ed evitare tutto questo. Quello che invece mi lascia leggermente perplesso è il fatto che quest'arma è una copia della Centipede. Solo che la Centipede è un'arma che possiamo ottenere tramite le wishlist e tramite anche le free pull. Questa è un'arma limited. Qual è la differenza? La differenza è che Eris con quest'arma ottiene un kit incredibile, specialmente per chi ha pullato la Kamura. Quindi parliamo di quei giocatori che hanno investito su Eris e che hanno comunque investito a prescindere su Eris per un motivo o l'altro. Quindi chi ha Eris con la Kamura e ha voglia o comunque vuole coprirsi anche dal punto di vista fisico, praticamente questa è un'arma must pull. È letteralmente una must pull per avere una Eris che all'evenienza può usare Kamura o Bahamut Rod, e quindi potenziare la difesa fisica, potenziare la difesa magica. E poi ovviamente quello che interessa di più, anche perché con quest'arma si cura ma non si potenzia, mentre con la Kamura invece si potenzia e si cura tramite la cura all, che ovviamente come potencies è più bassa rispetto a un'arma che con core ability diretto riesce a curarti. Il problema di quest'arma è anche che comunque costa 5 ATB, però più che problema direi che è un costo necessario. È pur sempre un'arma che fa un 3 in 1. Abbiamo la cura, abbiamo la difesa fisica e abbiamo anche la possibilità di ricaricare una barra TB a un alleato random se i nostri HP sono inferiori al 40%. Ti interessa questa meccanica degli HP al di sotto del 40%? No, però è una cosa che comunque abbiamo e che comunque è una cosa che dobbiamo considerare. Però ripeto, abbiamo una Centipede che fa la stessa identica cosa. E sono sicuro che a Matt arriverà un'arma, non dico come la Kamura, ma che ci si avvicini tanto. Perché comunque sia Matt che Eris vengono comunque considerati più support che altro. È vero che Eris ha ricevuto anche degli Arcanum e possiede comunque la possibilità di poter fare danni per quell'elemento. Ma ricordiamoci che
praticamente parlando, anche in base alle armi che possiedono, abbiamo molte più armi di supporto che possono aiutarci in questo caso. Per 5 barre ATB uno potrebbe dire, ma a sto punto uso la Mithril Rod che mi dà praticamente le difese sia fisiche che magiche. Anche quello è vero, però dal punto di vista di healing sareste comunque in un certo senso scoperti, perché dovreste utilizzare la Fairy Tail in quel caso, quindi occupereste comunque 2 slot di arma primaria e secondaria per una cosa che magari potreste anche evitare. Perché queste armi 2 in 1, appunto, la loro funzione è quella appunto di evitare di sprecare slot armi. Perché un personaggio avendo 2 armi da poter equipaggiare può tranquillamente fare più cose. Cioè, Eris potrebbe tranquillamente giocare come healer e difesa fisica, ma al tempo stesso fare danni di tipo magico, per esempio, con una qualsiasi arma magica. E quindi avere una Eris che riesce a fare sia l'uno che l'altro. Anche perché... quest'arma, diciamo, può essere tranquillamente giocata anche come secondaria, anche se effettivamente le Refined Abilities non lo consentirebbero di tutta regola, perché avere il Boost Magic Attack All è sempre più conveniente utilizzarla come main weapon, quindi come arma principale, però anche utilizzata come sub weapon o addirittura come arma secondaria, secondo me può essere molto interessante. A proposito delle Refined, ci sarebbe un bellissimo discorso da aprire, perché questa è un'arma ottima dal punto di vista di Refined Abilities per i nostri support. Anche Eris stessa potrebbe utilizzare quest'arma come Refined per pomparsi healing, ma al tempo stesso pompare gli attaccanti magici. È un po' la stessa strategia di quando mettiamo le armi a meth o comunque al supporto per potenziare il team. Solo che quelle armi che mettavamo prima erano delle armi un po' sprecate, perché aumentavano le statistiche degli altri e nessuna statistica del support in questione, mentre invece in questo caso abbiamo la possibilità di aumentare soprattutto l'healing, che è una refined molto importante per i support. Quindi questa potrebbe comunque essere un'ottima refined weapon, o comunque un'ottima sub weapon, proprio per i nostri support, che non saranno costretti a sprecare tra virgolette gli slot delle sub weapon, ma potrebbero appunto dare un contributo incredibile nei confronti dei nostri DPS magici. Per quanto riguarda ovviamente le ability, abbiamo comunque le sub abilities, abbiamo una cosa interessantissima da sottolineare. Abbiamo praticamente l'esuna sul ultimo slot, che potrebbe veramente essere interessante. Il fatto di avere esuna che praticamente ha la possibilità di ripristinare o comunque di diciamo di guarire fondamentalmente al 40% in meno, che vabbè, questo diciamo può essere bello meno, perché comunque gli Esna costano praticamente 3 barre ATB, gli Esuna costano comunque 3 barre ATB, quindi non sono neanche così dispendiose. Per cui non so quanto possa convenire giocare un Esuna sull'ultimo slot per avere un 40% di possibilità di fallire. Cioè, non lo so. È molto particolare. Poi abbiamo addirittura la cura singola che viene potenziata. Anche questa potrebbe essere un'ottima cosa. E poi vabbè, l'attacco magico, come giusto che sia. Quindi è un'arma che a mio avviso non è male, perché non posso dire che sia una brutta arma. Però secondo me non è neanche questo must pull. Ricordiamoci che questa è un'arma limit break, quindi o si pulla adesso o si pullerà chissà quando. Mentre invece la sua controparte di Centipede è comunque pullabile sempre. L'unico consiglio che posso dare è che chi ha investito su Eris pulli l'arma. Cioè, se avete investito su Eris e comunque Eris per voi rappresenta il support principale o comunque uno dei vostri personaggi principali, è un'arma da prendere. Se come me, per esempio, avete investito su Matt o comunque avete investito su altri personaggi e non su Eris, è un'arma che si può tranquillamente skippare. Proprio, secondo me, non c'è motivo di doverla utilizzare. È un'arma che si può tranquillamente skippare. Si usa Matt con la Centipede. È vero che la Centipede non ha tutte queste cose che possiede la Bahamut Rod, però il suo dovere lo fa, il suo lavoro lo fa. È buona come sub weapon? Sì, ma sinceramente pullare per una sub weapon io personalmente direi anche di no. Tra l'altro
il potere di difesa fisica qui va semplicemente a mid. È vero che aumenta la cura, ma regà, diciamo che l'unica cosa buona è il range di HP, perché il range di HP che aumenta addirittura 70% a OB6 e 90% a OB10 è l'unica cosa che veramente potrebbe essere game changing, ovvero il fatto che appena Eris viene toccata, viene appena sfiorata, lei cura e praticamente dà una barra TB in più a un alleato a caso ogni volta che cura, e questo già potrebbe essere interessante. Ma sinceramente portare OB10 un'arma così, non lo so, io la terrei OB6 se tutto va bene, proprio per essere proprio precisi, per essere forse l'OB6 è il compromesso migliore per chi non vuole pullare troppo. Credo che sia Yuffie che Eris con OB6 siano il compromesso migliore, però ripeto, se avete investito su Eris è un'arma che secondo me va presa, se non avete investito su Eris potete tranquillamente lasciarla lì, a mio avviso. È vero che possiede cose carine, però arriveranno sicuramente armi migliori, soprattutto per meta o comunque per i supporti che sicuramente si vorranno sfruttare. Cosa diversa invece per il costume. Il costume di Eris a me piace un botto. È un costume che potrebbe anche essere uno dei costumi, diciamo, definitivi di Eris per poterlo utilizzare praticamente sempre, perché anche in questo caso abbiamo il boost di attacco generico per tutti quanti, ma abbiamo il Bahamut's Protection, ovvero difesa fisica e magica del 20% e potenza healing aumentata del 10%, che per un personaggio come Eris o comunque con un personaggio come support è una skin veramente ottima. Ragazzi, è una skin veramente ottima, perché con questa skin boostiamo tutti e al tempo stesso potenziamo Eris e la rendiamo più tankosa. Quindi secondo me qui la cosa che vale la pena probabilmente di essere presa è la skin, a prescindere anche dall'arma, perché l'arma, ripeto, anche OB6 per me va bene, nel senso è un ottimo compromesso l'arma OB6, ma la skin, ragazzi, la skin è veramente ottima. La skin è veramente ottima. Io sono molto tentato di pullarla addirittura fino alla skin, arrivare fino alla skin per avere un Eris che magari in un modo o nell'altro si possa giocare così, molto molto alla Carlona, per dirlo in modo gentile. Però sinceramente questa skin senza quell'arma perde secondo me un pochino. Quindi è una scelta difficile, è sicuramente una scelta difficile. È anche vero che non pullare questa skin e fermarsi soltanto all'arma è una sciocchezza, quindi o andate a fare le due schede, per chi può fare le due schede, oppure fermatevi a una scheda sola solo per prendere la skin. La morale di tutto qual è? Avete investito su Eris, avete la Camura soprattutto, e allora pullate. Se non avete la Camura e non avete investito su Eris, lasciatela lì. Al massimo, vi ripeto, se avete le gemme e volete togliervi lo sfizio per avere una skin da poter utilizzare anche in futuro, prendetevi la skin. Ma se avete Eris come DPS o comunque l'avete buildata più che altro come DPS, lasciate perdere tutto. Se invece avete un Eris mezza supporto che può fare sia l'uno che l'altro, questa skin non sottovalutatela. Quindi questi sono semplicemente i miei punti di vista. Detto ciò, penso di essermi dilungato un po' troppo. Spero che il video comunque possa esservi utile e che magari possiate anche comprendere la mia posizione da questo punto di vista. Al solito, se volete, scrivetemi pure cosa ne pensate voi, se siete d'accordo o in disaccordo per un motivo o l'altro. Io leggo tutto praticamente, quindi non vi preoccupate di questo. E come sempre, ci becchiamo alla prossima.